ti stringendo i denti con tanta grinta, ma la Virtus Entella è dalle squadre che sono nella medio-bassa classifica, una delle squadre che tecnicamente ha qualcosina in più. Poi ha il bomber Sansovini, che sinceramente è una certezza. Per quanto riguarda l'Avellino invece è una storia particolare, perché l'Avellino è vero che si trova a 24 punti, ma ha perso tantissime occasioni per fare il salto di qualità, per balzare in testa alla classifica. Basti pensare agli ultimi due pareggi, all'ultimo pareggio col Varese in casa, ma soprattutto alla sconfitta col Vicenza, sempre in casa. Sono punti pesanti, perché l'Avellino ha sempre costruito le proprie classifiche. La propria classifica l'ha sempre costruita al Partenio. Proprio al Partenio si sono evidenziati delle difficoltà evidenti che hanno fatto vacillare quella che è la, come possiamo dire, quella che è la convinzione dell'Avellino. Poi c'è stata l'ultima anche sconfitta col Bari. Diciamo che l'Avellino ha un po' perso un po' di autostima. Qualche problema c'è stato, attenzione, ci sono stati degli infortuni, degli squalificati. Rastelli ha dovuto un po' far di necessità virtù, ha messo giocatori in ruoli non loro, però come dire, bisogna dire che l'Avellino è ormai, secondo me, da considerare una delle grandi di questo campionato. Quindi ci sono delle partite come questa che vanno viste da parte degli esperti, degli addetti ai lavori, come un dentro fuori per l'Avellino. Ecco, se l'Avellino vuol dimostrare di essere una delle grandi del campionato e ambire ai playoff o addirittura alla Serie A, deve andare a vincere anche queste partite e soprattutto uscire da questi brutti risultati ottenuti nelle ultime giornate. Dunque andiamo avanti. Poi c'è Crotona Modena e Cittadella Brescia. Non me ne vogliono i tifosi di queste quattro compagini, ma sono forse insieme anche alla Dina Pro Vercelli, sono le tre partite che forse hanno qualcosa da raccontare, ma semplicemente per quello che è la partita in sé. Io spenderei una parola per tre squadre su tutti. La Dina, che con Breda deve cercare assolutamente di uscire fuori da quella posizione incredibile. Lo scorso anno la Dina lottava per i playoff, quest'anno si trova ultima in classifica e ha serie difficoltà. Ultima in classifica come si trova anche il Cittadella, come si trova anche il Crotone. Ecco, si trovano lì le ultime tre squadre che giocano tutte e tre in casa: Cittadella, Crotone e Latina contro Brescia, Modena e Pro Vercelli. Tre squadre anche queste che stanno attraversando momenti difficili e momenti diversi, scusate. La Pro Vercelli, che sta facendo uno splendido campionato a mio modesto parere, nonostante le sette sconfitte, ma è la squadra che pareggia di meno. Questa è la dimostrazione che è una squadra che gioca il calcio, che si gioca in Serie B. Vinci o perdi. Ecco, qualche vittoria in più la Pro Vercelli starebbe ancora più su in classifica. 20 punti dopo 15 giornate per una squadra che deve salvarsi sono oro colato, e anche il presidente Maurizio Secondo, che lo salutiamo perché so che ci sta seguendo, un carissimo amico, il presidente Secondo, che sa che questa squadra può conquistarsi e mantenere la Serie B, e lo sta facendo veramente, facendo anche un bel calcio, se vogliamo. Qualche momento di sbandamento, soprattutto in trasferta. Beh, ecco, questa forse è la partita giusta con il Latina per raccogliere qualche punticino. Ma il Latina di Breda, secondo me, sta per trovare la via d'uscita. Ho visto qualche cambiamento anche a Catania, non meritava di perdere una bella partita da parte di Breda. Il Latina può veramente essere la squadra che da un momento all'altro può uscire dal torpore degli ultimi posti in classifica. Crotone invece, che giocherà in casa con il Modena. Modena di Novellino, una squadra, il Modena, che non si è mai capito esattamente che squadra è. Vince in casa, perde fuori, ha degli alti e bassi preoccupanti, ma è una squadra che ha un organico importante, soprattutto un grandissimo allenatore. Squadra che al momento naviga a metà classifica, 18 punti, ha una partita da recuperare con la Virtus Entella. Squadra che secondo me sta benissimo dove sta, potrebbe ambire ai playoff semplicemente se indovinasse partite come quella che andrà a giocare sabato a Crotone. Cittadella Brescia invece, Cittadella di Foscarini, anche questa è una squadra in difficoltà, troppi pareggi, 7 pareggi, la squadra, una delle squadre che ha pareggiato di più, 2 sole vittorie, gioca in casa contro il Brescia. Brescia che sappiamo ha delle mille difficoltà, soprattutto societarie, 4 punti di penalizzazione che arriveranno nei prossimi mesi e soprattutto un futuro ancora da scrivere. I tifosi del Brescia sono stati abbastanza chiari, vogliono delle risposte immediate. Diciamo che questa è una partita che si gioca anche fuori dal campo, ecco, quindi
Cittadella potrebbe approfittare di questo momento di difficoltà da parte delle rondinelle e ottenere una vittoria importante. Il Brescia di Iaconi non vuol lasciare nulla al caso, tanti gli infortuni però in casa Brescia, soprattutto quello di Sodigna, che starà ancora fuori per qualche settimana. Sodigna che aveva dato un po' la svolta a questa squadra, ma che nonostante dopo la vittoria col Bologna si è fatto male, ora è fuori. Sodigna è veramente il giocatore in più di questa squadra, sta venendo a mancare in queste giornate cruciali. Ecco, diciamo che un po' tutto va contro alla formazione bresciana, soprattutto alla società bresciana. Dunque andiamo a chiudiamo questo bel quadro. Dunque Livorno-Perugia, eccoci qua. Dunque una delle partite in da presentare, Livorno-Perugia, hanno due punti di distacco le due squadre. Livorno scesa dalla Serie A, vuol salire in Serie B, per me rimane la squadra numero uno favorita per la Serie A, guida, cioè comanda 24 punti in questo scontro tra le due squadre, mentre 22 se li trova il Perugia, neopromossa, una matricola veramente terribile, anche questa però 7 pareggi, troppi se vogliamo, ma una squadra che era partita veramente molto molto bene, poi l'effetto sorpresa diciamo è un po' finito, si sono accesi i fari, ecco, e ora il Perugia è tornato a essere una squadra un po' più tra virgolette normale, sta facendo bene, 22 punti per una squadra che vuol salvarsi, sono dei punti importanti. Consideriamo che nelle ultime 5 giornate ha perso soltanto a Crotone, una brutta sconfitta considerando il valore del Crotone in questo momento, poi 3 pareggi e una vittoria. La vittoria l'ultima risale proprio alla 13ª giornata quando vinse con la Virtus Entella. Discorso diverso per il Livorno, perché il Livorno è una squadra che ha avuto anche degli alti e bassi e se vogliamo anche pericolosi. Infatti il Livorno dopo la vittoria di Bologna ha perso con Lanciano, poi ha vinto in casa la Provercelle, ma il tracollo di Frosinone domenica scorsa ha veramente fatto arrabbiare in maniera spropositata la piazza, che non riesce a capire il perché di questi tracolli da parte di questa squadra. Le due squadre si presentano in una maniera abbastanza particolare, perché il Livorno in casa ha fatto 17 dei 24 punti che ha, mentre il Perugia ha soltanto raccolto 7 punti dei 22. È una squadra che il Perugia in trasferta ha vinto solo una volta, mentre il Livorno ha perso solo una volta. Il Livorno è una macchina da gol in casa, 16 gol, mentre il Perugia in trasferta ha segnato soltanto 5 gol dei 15 totali. Diciamo che sono delle squadre che potrebbero far pensare a una vittoria del Livorno, una partita che potrebbe far pensare alla vittoria del Livorno, ma il Perugia secondo me ha capito la Serie B e ha capito che non bisogna per forza vincere, gli 7 pareggi lo dimostrano, una squadra che vuol salvarsi qualche punticino lo deve pur prendere per non perdere la scia dalle altre, e il Perugia lo sta facendo abbastanza bene, la posizione in classifica lo dimostra, e dunque nulla di strano che vedremo una partita un po' bloccata con il Perugia e il Livorno leggermente favorito. Andiamo a parlare però dell'ultima partita di questo quadro, secondo me la partita più bella, più spettacolare, più importante della 16ª giornata, cioè quella che vedrà di fronte il Carpi e il Frosinone, prima contro seconda, chi lo doveva dire? E questo forse è il titolo che potremmo dare a questa partita, chi lo doveva dire? Frosinone neopromossa, una partenza stellare, un calcio fantastico, un calcio d'attacco, è la squadra più pericolosa della Serie B, sapete? Sì, perché abbiamo fatto delle statistiche, praticamente la squadra che è di media ha il 53,1% della pericolosità rispetto a tutte le altre squadre di Serie B. Stiamo parlando comunque di una squadra che attacca la porta per il 49% delle volte durante la partita. Basti pensare che ci sono squadre come il Bologna, come il Catania, che sono delle vere proprio, cioè sono delle possiamo dire delle corazzate, non riescono ad essere pericolose nemmeno per il 40%, quindi stiamo parlando comunque di una squadra, il Frosinone, che sta costruendo veramente tanto grazie alla fase d'attacco che Mister Stellone ha costruito. Non è da meno il Carpi, attenzione, 48% di pericolosità, queste sono delle statistiche che ci regala Panini Digital e che noi prendiamo come spunto perché secondo me sono molto interessanti, sono molto divertenti, anche se vogliamo, per andare a leggere la partita in maniera totale. Partita importante perché il Carpi in casa difficilmente sbaglia una partita. Il Frosinone al momento sta facendo bene, ecco, non possiamo dire che sono squadre lontane l'una dall'altra. Possiamo dire, guardate, il Carpi in casa ha vinto 6 partite su 7, ha pareggiato soltanto una volta.
Quindi quella casella 0 fa un po' paura al Frosinone. Frosinone che comunque è trasferto, ha vinto 3 partite su 7. Dunque, fondamentalmente, parliamo di due squadre che possono veramente far divertire. Sono due squadre che hanno segnato tantissimo. 30 gol fatti il Carpi, 27 il Frosinone, quindi siamo lì. Il Carpi e il Frosinone segnano tranquillamente in casa e fuori come fosse nulla. Stessa cosa succede per le difese. Diciamo che sono due squadre che giocano nello stesso modo sia in casa che fuori. Questo può far venire fuori una partita spettacolare, a meno che una delle due squadre non voglia, non sbagliare nel momento più importante della loro stagione. Sì, perché Carpi e Frosinone, vuoi o non vuoi, sì, ti parleranno sicuramente di salvezza, anche se Castori tra le righe ha fatto capire che forse qualcosina in più con quello che c'ha a disposizione si può fare. Stellone, guai a parlargli di qualcosa che è più della salvezza. Sono due squadre che si giocheranno la salvezza, è vero, però se sei lì l'appetito viene mangiando, essendo al primo o al secondo posto, sai, non sbagliare una partita del genere è importante, autostima è importante per la classifica, i punti, anche per come ti vedono le altre formazioni. Se il Frosinone dovesse andare a far punti e vincere a Carpi, beh, il Frosinone crescerebbe in autostima in maniera smisurata. Se il Carpi dovesse andare a vincere in casa col Frosinone, beh, tutte le squadre che si presentano a Carpi sanno che in casa del Carpi non si vince, ma soprattutto sanno che quella è una squadra che sta lì non per caso, una squadra che potrà dare del filo da torcere fino alla fine a tutte le squadre di Serie B. Sono tra le due squadre che giocano il più bel calcio, come dicevamo. Sono tra le due squadre che non hanno mai avuto delle difficoltà nell'impostare il loro gioco, non hanno mai avuto delle difficoltà nel far valere il loro gioco. Sono due squadre che, nonostante tanti gol segnati, riescono anche a distribuire bene le loro marcature. L'unico giocatore forse che è di questa partita che sono un po' fuori sono proprio Curiale e Mbakoku, che sono i due giocatori che hanno 8 gol, mentre 6 gol hanno Ciofani e Dionisi del Frosinone. Dunque solo Mbakoku, se vedete, ha quota 8 punti. E questo a dimostrazione che il Frosinone è una squadra più collettiva, una squadra che riesce ad andare in gol con più uomini, anche con i centrocampisti, e che fa un gioco d'attacco corale, mentre Mbakoku del Carpi è proprio la dimostrazione che il Carpi invece si appoggia molto al suo attaccante, si affida molto ai calci piazzati, si affida molto a quello che sono le azioni, anche se vogliamo, di rimessa. Sono due squadre che però tengono la palla abbastanza bene, ma il Carpi la tiene in maniera diversa, perché il Carpi riesce a tenere la palla maggiormente, se vogliamo, maggiormente rispetto al Frosinone, ma gioca la palla più in fase orizzontale, mentre il Frosinone punta alla verticalizzazione improvvisa, ed è questo che permette, anche grazie agli inserimenti dei centrocampisti, permette numerose azioni d'attacco e pericolosità in attacco. Dunque è una partita, la partita principe secondo me da seguire, questa è proprio la partita regina, scusate, partita regina da seguire in assoluto, quella tra Carpi e Frosinone, che si giocherà dunque il 29 di novembre, sabato, alle ore 15. Io vi invito a seguirla da vicino, più che altro per vedere anche un po' i valori tecnici a cui faceva riferimento Bortolo Mutti nell'intervista che abbiamo ascoltato ad inizio puntata. Dunque, questa è l'ultima partita di questa giornata che andiamo a commentare. Prima di salutarci, io vi rinnovo innanzitutto l'appuntamento alla prossima settimana, sempre mercoledì alle ore 18.30 circa, 18.30, 18.35 qui su RCD, sempre con B-News. Spero di cuore di avervi sempre più numerosi all'ascolto di questa radio e del mio programma. Io spero veramente di aver fatto e di fare un buon lavoro e di dedicarvi e di regalarvi un'oretta piacevole da passare insieme. Ora, settimana prossima ci stiamo organizzando anche per un'interazione, ecco, anche a qualche commento via WhatsApp, via Facebook, ecco, via mail, cercare di interagire anche con voi ascoltatori, sapere le vostre opinioni, le vostre curiosità, perché no, anche le vostre domande, per rispondere e cercare di collaborare per quello che è un progetto, secondo me, divertente, importante e perché no, un progetto vincente, questo di B-News su RCD. Io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me in mia compagnia. Ripeto, vi aspetto mercoledì prossimo alle ore 18.30 qui su RCD.
Remy Gare Giovanni vi saluta e vi augura una buona serata, ma soprattutto vi augura una splendida e una buona Serie B.